Costruire la forma geometrica di abbiamo costruito i quattro bancali. Mi ricordo quindi il modello in forma in a sinistra la frontale prospettica, a destra notare insomma, e vi aiuta a capire la modalità con la quale stai connendo la barra all'interno del processo. Ebbene, la barra entra a tonda nel primo step di avanzamento, forse lo notate meglio sulla parte sinistra, e pian piano passando i diversi step che si configurano con i diversi quattro. Sto portando il numero che varia la sollecitazione di comune, la sollecitazione equivalente su ogni punto della barra all'interno della fase di istruzione. Infatti la forma della deformazione plastica dipende dalla forma del necessario ai fini dei risultati della situazione, quindi per calare la stessa riuscire ad realizzare le grandezze di interesse che nel nostro caso sono le configurazioni geometriche. Nello specifico quindi ho diviso gli step di avanzamento della barra all'interno del processo in quanto e per ogni step quindi è stata effettuata dal punto di vista sperimentale la condizione di tangente esterna è fondamentale, infatti all'interno della progettazione 3D, quindi della progettazione virtuale, è stato un gioco da dare un pare un millimetro, che rappresenta la condizione nominale la validazione del modello per che cosa ci consente di ottenere. Sicuramente di effettuare sarà nostra cura realizzare anche il ritiro elastico del materiale e soprattutto quello di realizzare la distribuzione di forze che si generano.